Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video mi voglio soffermare su un kata particolare dello stile Shotokan, un kata molto difficile, forse il più bel kata di tutto lo stile Shotokan, il più bello e il più complicato. Seguitemi. Facciamo un passo indietro. Giorni fa ricevo una mail da un nostro iscritto del nostro canale YouTube. Mi scrive dicendo: Massimo, fai delle bellissime storie, eccetera, eccetera. Complimenti, tra l'altro lo ringrazio. Mi dà un suggerimento, mi dice: ma perché non parli, non descrivi, non fai qualcosa sulle applicazioni di bellissimi kata Shotokan? E da lì mi viene in mente una bellissima idea, come dicevo prima, sul kata Unsu. Quindi un kata molto complicato, un cavallo di battaglia di tutti i grandi campioni e grandissimi maestri internazionali di karate Shotokan. Però mi voglio soffermare su una parte, su una tecnica particolare di questo kata, una tecnica che a volte viene un po' snobbata, un po' non tanto capita. Guardiamola. Vi dicevo, il kata è fantastico in tutte le sue sequenze, addirittura il calcio girato in aria a 360 gradi, molto impegnativo, che i giovani riescono a farlo benissimo, è veramente fantastico, eccezionale. Però c'è una tecnica, come vi dicevo, un po', diciamo, sottovalutata, è la tecnica del doppio mawashi tirato a terra. C'è tanto da dire su questa tecnica, dove ho fatto una ricerca dove diversi grandi maestri di karate hanno la loro visione, hanno il loro bunkai. Sembra quasi tutto uguale, cioè, diciamo, come direbbero nel judo, una tecnica di sacrificio dove arriva un attacco oitsuki o jakutsuki, ci si butta giù su una gamba, si fa mawashi o chuda o jodan, dopo lo vedremo, e poi molto veloce si cambia dall'altra parte e si fa mawashi dall'altra parte, sempre evitando un eventuale pugno oitsuki o jakutsu. Quindi penso abbiate chiaro, se siete dei shotokanisti, della tecnica che sto per parlare. Però ecco, vi dicevo, c'è qualche maestro, grandi personaggi, grandi calibri del mondo del karate Shotokan, che hanno diverse visioni su questo particolare passaggio. Ora ve li leggo. Partiamo dalle origini, il grandissimo padre, uno dei padri fondatori, il grande istruttore Nakayama lo faceva in questo modo, quindi molto classico, attacco addirittura di due oitsuki, si buttava giù in maniera diagonale, leggermente diagonale, prima da una parte e poi dall'altra, e sferrava questi due calci mawashi chudan, e qua niente di strano. Sulla scia del grande Nakayama si vede oggi il grandissimo e conosciutissimo maestro Shirai, dove in diverse esibizioni, dove faceva vedere il bunkai di questo kata, da una parte addirittura in maniera forse un pochino più veloce, forse un pochino più, diciamo, attiva, reattiva, dava anche una spinta dove poi si accasciava e dava un calcio, poi l'avversario riveniva avanti, si cambiava velocemente e dava il calcio dall'altra parte. Addirittura c'è una scena importante, sempre su dimostrazioni di qualche anno fa, dove addirittura tra un calcio e l'altro afferra il polso dell'avversario e lo tira a sé mentre fa questo mawashi chudan. Si può andare avanti anche con altre descrizioni, per esempio un istruttore della JKA, il famoso Itsumiya, in uno stage, mi sembra in Germania, è sempre anche lui sul filone di Nakayama, cioè si butta a un lato per evitare il pugno e poi dall'altra parte evita l'altro pugno e spara il suo calcio. Fino qua vi direte voi: ma vabbè, allora lo fanno più o meno tutti uguali. Ni, perché per esempio in questo video bellissimo di Yara, del grande Yara, anzi tra l'altro vi lascio un link in descrizione, esegue la tecnica in maniera leggermente diversa. Lui, anziché andare, diciamo, a 45 gradi da un lato e dall'altro poi durante l'esecuzione del calcio, invece lui cosa fa? Rimane sul posto, si leva l'appoggio da solo per rimanere sul posto, quindi leva la gamba d'appoggio per rimanere sul posto e spara i due mawashi, prima da una parte e dall'altra. E questa è già un'altra interpretazione. Ma c'è qualcun altro che un pochino è andato al di là. Seguitemi. Personalmente mi ha incuriosito una bella applicazione del grande neozelandese André Bertel, un grandissimo karateka, secondo me, tra l'altro, apro una parentesi, molto 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 preparato. Ci sta che poi fra un po' farà anche uno specie, un video su di lui, chissà. Comunque, chiusa la parentesi, André Bertel fa vedere un'esecuzione molto veloce, come solo lui o pochi come lui riescono a fare, le varianti del mawashi, cioè in maniera velocissima da terra spara
un Chuda, un Jordan, un Gedan e addirittura arriva sul Jordan, quindi un Mawashi eccezionale che chi chiaramente è preparato come lui, ha la gamba buona come lui, riesce a fare. Quindi questo è un altro ottimo esempio di come si può variare l'attacco sia Chudan, Gedan addirittura e anche Jordan. Una bella, bellissima secondo me interpretazione di questo passaggio, di questo kata molto complicato, si trova nella finale Giappone-Italia della WKF del 2012, dove i giapponesi fanno vedere perfettamente come dovrebbe essere, a mio avviso, l'applicazione in questo passaggio di questo kata complicato. Quindi un passaggio repentino di un mawashi col cambio veloce dall'altra parte con l'altro mawashi per risolvere la situazione. In questo video sicuramente è molto molto chiaro, i tre professionisti lo fanno vedere in maniera ben nitida. Però c'è un personaggio, ve lo lascio per ultimo, personaggio nel senso positivo perché è un grandissimo karateka, non fraintendetemi, lo lascio per ultimo perché ha una sua visione particolare, guardiamola. Quindi ricapitolando, qualcuno esce laterale, qualcuno leva la gamba, rimane sul posto, qualcuno addirittura fa diversi obiettivi, Jordan, Chudan, Gedan, e lì siamo un po' vicini. Ma c'è il grande Sensei Lupo, il grandissimo karateka, che ha una visione tutta sua. Addirittura lui l'applicazione la fa su un Dashibarai che viene accusato praticamente dal praticante, lui si butta a terra e quasi quasi non fa un Mawashi Gari, ma addirittura fa uno Yoko Gari e sembra quasi uno Shiro Gari addirittura. Quindi prende la spazzata, il Dashibarai va a terra e si trova con l'avversario quasi dietro a lui o di fianco e spara uno Yoko Gari e uno Shiro Gari. Quindi anche questa è una visione curiosa e particolare, molto da studiare su questo tipo di applicazione di questo kata. Quindi il Lupo ci ha visto ben lungo, diciamo, perché ha una visione abbastanza futuristica, abbastanza sua di questa applicazione. Arriviamo alle conclusioni. Non volendo tralasciare nessuno, per esempio anche il grande Kagawa, prima non l'ho citato, ma anche lui ha una sua visione particolare su questo tipo di applicazione, si vede su dei video dove insegna, fa una didattica al proprio allievo, dove fa vedere bene il tacco Chudan del Mawashi, proprio deve colpire a centro bersaglio dell'avversario. Quindi anche Kagawa non l'ho citato prima, ma veramente è anche lui un grande studioso e sarebbe a dir tanto anche su Kagawa. Tra l'altro vi lascio un link in descrizione di un video precedente che ho fatto. Cari amici del tempio, io spero che in questo piccolo video, chiaramente per fare una descrizione di tutte le applicazioni del kata e un su, ci vorrebbe uno stage, quindi non si può fare in un semplice video, però questo passaggio che tanti snobbano e tanti lo danno per scontato fa pensare alle diverse molteplici applicazioni. Spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento positivo e sempre costruttivo e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao dal tempio, al prossimo video!